blackout piemontese, quindi. Quindi l'Uber si, si ricongiunge con le masse di Giorgio e mettono insieme all'incirca un paio di migliaia di uomini, male armati, male equipaggiati e quant'altro. Occupano senza colpo ferire Cassoni, qualche tempo dopo occupano anche Tagliacozzo, c'è un breve scaramuccia, però i piemontesi del maggiore Ferrero sono costretti a ritirarsi perché erano in inferiorità numerica. Dopodiché, dopo un certo periodo di stasi, si decide di attaccare, di conquistare Scurgola Marsicana, dove c'era un presidio piemontese, un esiguo presidio piemontese. Qui le versioni sono controverse, perché mentre Luerà, che nel frattempo era andato a Roma per cercare di prendere delle armi degne dalle donne per la sua masnada, il suo plotone, Giorgi, che evidentemente aveva voglia di mettersi in mostra, attacca Scurgola diciamo disattendendo un po' gli ordini di Luerà, che ne aveva detto di stare calmo a Tagliacozzo. Fatto sta che Giorgi attacca Scurgola, il presidio piemontese se ne dà a gambe perché non aveva la possibilità di contrastare, e quindi Giorgi ha partita vinta, almeno al momento. Siamo il 22 di gennaio. Però compie Giorgio un errore madornale, che è quello di disperdere troppo i suoi 800 uomini, che si disperdono un po' per tutto il paese, credendo ormai di avere partita vinta. Nel frattempo però erano arrivati rinforzi piemontesi, sia a Sora ma anche a Mezzano. Qui chi comandava il punto, la zona militare, era il famigerato Quintini, che è un colonnello piemontese, era già stato famoso, diciamo, oggi si direbbe assurdo agli onori della cronaca, e uso un linguaggio giornalistico, perché era stato quello che si era reso responsabile a Castellammare del Golfo in Sicilia dell'eccidio, quel famoso eccidio dove viene a morire in circostanze ancora poco chiare la famosa Angelina Romano di soli 8 anni. Quindi Quintini era un osso duro, come si può facilmente comprendere. I rinforzi vengono, quindi attaccano in massa il contingente borbonico o insorgenti borbonici a Scurgola, e c'è una rotta perché i borbonici non riescono a resistere. Chi dà un pessimo esempio è proprio Giorgi, che è il primo a scappare a Tagliacozzo. Fatto sta che i piemontesi riconquistano Scurgola. E riconquistano Scurgola con un personaggio anch'egli molto 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 discutibile, che è il maggiore Delitala. Questo signore è uno che qualche tempo dopo che si è consumato l'eccidio addirittura darà ordine di togliere il battaglio dalla campagna, perché aveva paura che suonando le campane a stormo i contadini potessero radunarsi e quindi dare manforte alla massa insorgente. Quindi stiamo parlando di un personaggio del genere. Qualche giorno prima, intanto, a Collarmele, che è una località non molto distante da qui, un altro ufficiale piemontese aveva fucilato in piazza 5 prigionieri borbonici per dare l'esempio. Quindi erano questi i metodi che imperavano ancora in quel periodo. Hanno fatto scuola. E poi diremo anche perché erano questi metodi. Fatto sta che Delitala emette un ordine del giorno durissimo, dicendo agli abitanti di Scurgola: guardate che se non consegnate gli insorgenti borbonici sarete voi i primi ad essere fucilati. E quindi a quel punto poveri abitanti di Scurgola non potettero fare altro che disimpegnarsi. Vennero catturati questi insorgenti borbonici, qualcuno dice 366, qualcuno dice 272, i numeri sono sempre molto ballerini in questa vicenda. Fatto sta che gran parte di questi vengono rinchiusi nella cappella delle anime sante, e vengono rinchiusi a ragione di un nunzio nella cappella delle anime sante, perché era quella che stava proprio sulla strada e serviva da ricovero per i pellegrini, per i viandanti, era l'ospizium latino, no? L'ospedale, 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 l'ospedalità al viandante.
Questo accade nel 22. Intanto il 22 già erano cominciati, sia pure proditoriamente, qualche esecuzione. Però è il 23 il giorno orribile, dove si concretizza la mattanza. Vengono iniziati a vengono tratti fuori dalla chiesa, beati pesanti, vengono messi di fronte a uno e a plotoni, piccoli plotoni, vengono passati per le armi, vengono fucilati. Non c'era stato nessun processo, caro Donduzio, neanche sommario, vengono fucilati così, ex abrupto. Perché però? Perché il generale Della Rocca, che era quello che comandava le truppe piemontesi in Italia meridionale, qualche giorno prima, 10-15 giorni prima, e questi sono documenti, e chi volesse può andare nello Stato Maggiore, nell'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito a Roma, da cui ha attinto queste notizie, aveva emesso delle circolari durissime in cui diceva: non si perda tempo a fare prigionieri. Quindi anche chi durante la battaglia alza le mani deve essere fucilato sul posto. Poi chiunque volesse avere delle delucidazioni, però la collocazione di questi documenti, così può rendersi conto di persona di quello che sto dicendo. Era evidente che di fronte a questi diktat non si potesse far altro che passare alla fucilazione. E furono fucilati fino a mezzogiorno, quando Quintini da sola dice: basta, sono sufficienti, fermatevi con le fucilazioni. Però c'erano stati fucilati forse 57, qualcuno, il Gattinara dice 89, il Desivo, che è uno storico borbonico, però abbastanza obiettivo, parla di 117, quindi il numero francamente non lo riusciremo forse mai a scoprire con circostanza, in maniera circostanziale. I pochi nomi che abbiamo sono quelli di Pesforocchiano, qualcun altro che ho rintracciato nei libri mortuori, però siamo ancora in maniera, la percentuale è molto bassa. Per i poveretti però la disavventura non finisce qui, perché quei cadaveri